Carpineto nasce nel 1967 a Dudda, una frazione del comune di Greve in Chianti. È fondata da Giancarlo Sacchetta e Antonio Mario Zaccheo che, spinti dalla forte ambizione di produrre un Chianti classico di altissimo livello qualitativo, decidono di iniziare questa grande avventura, ma con un budget molto limitato. Sin dall'inizio, i due si mostrano molto sensibili alle tecniche agricole innovative, come l'accurata selezione dei siti per nuovi impianti, la selezione dei cloni, ma anche un'agricoltura fortemente orientata alle basse rese. Anche sul fronte enologico risulteranno essere pionieri di tecniche all'avanguardia, che segneranno l'enologia dell'era moderna, come la fermentazione malattica controllata, l'utilizzo di lieviti indigeni, la macerazione a freddo e la macerazione carbonica, gli affinamenti in barrique. Il risultato dell'applicazione di queste nuove tecnologie porterà Carpineto a produrre dei vini di grande spessore, apprezzati dall'intera critica enoica mondiale. Per esempio, nel 1994, all'International Wine Spirits Competition di Londra, il Chianti Classico Riserva, il Vino Nobile Riserva e il Fornito Cabernet Sauvignon vengono premiati con la medaglia d'oro e Giancarlo Sacchetta vince il premio come miglior enologo al mondo, il primo italiano a fregiarsi di questo titolo. Nel 1998 il Fornito Cabernet Sauvignon entra nella lista dei migliori 100 vini al mondo nella prestigiosa classifica di Wine Spectator. Questo si ripeterà per ben altre 3 volte con il Vino Nobile di Montepulciano Riserva, che raggiungerà fino alla 11ª posizione. Il 1998 segna un altro grande anno con la messa a dimora dei primi 10 ettari di vigneto ad alta densità nella tenuta del Vino Nobile, dove, fin dall'inizio, verrà svolta un'agricoltura fortemente orientata alle basse rese, con una proporzione produttiva di una bottiglia per vite. Quei 10 ettari oggi hanno raggiunto una superficie di quasi 100 ettari, stabilendo uno dei primati agricoli italiani, ovvero probabilmente il più grande impianto a corpo unico ad alta densità d'Italia. Il 1998 segnerà anche la nascita del Poggio Sant'Enrico, primo sangiovese in purezza prodotto nel territorio di Montepulciano, che darà il via ad un più ampio progetto di valorizzazione di alcuni crù, dando così origine agli Appodiati di Carpineto. Oggi le famiglie Sacchetta e Zaccheo lavorano insieme gestendo 5 tenute, 500 ettari di terra, tutti coltivati in modo sostenibile e con emissioni zero. Caterina Sacchetta è l'enologa che eredita dal padre non solo un grande patrimonio di conoscenze, ma anche una forte passione per la terra. Carpineto è la storia di due amici e delle loro famiglie, uniti da un comune amore per il Sangiovese ed ha un forte desiderio di partecipare al rinascimento del vino in Toscana. Oggi continuano il loro sogno di produrre i vini che amano, apprezzati in 70 paesi in tutto il mondo. Salute da Carpineto!